Ok, buongiorno a tutti. Oggi vediamo un esercizio sui grafi, ok? Quindi avete iniziato questo argomento da poco e vediamo oggi un esercizio completo sui grafi. Trovate il progetto base su GitHub. Vado a prendere il testo. Ok, questo esercizio è tratto da un tema d'esame del 2017, un po' anzianotto, però comunque i temi d'esame sono sempre abbastanza simili, cioè non è cambiato molto l'esame da quell'anno. E quindi credo per la prima volta vediamo un primo punto di un esame completo, quindi anche per voi può essere utile per capire a che punto siete con il vostro studio e i vostri esercizi. Ci siamo? Allora, vediamo di cosa si tratta. Questo esercizio, questo esame utilizzava questo database qui, ArtsMia. Andiamo subito poi a vedere che cosa contiene questo database. Contiene informazioni su opere e mostre, opere d'arte e mostre di un dato museo negli Stati Uniti. Quindi se andiamo a vedere il diagramma entità relazioni, vediamo che abbiamo la tabella objects che appunto modella queste opere d'arte. Poi abbiamo la tabella artisti che modella appunto gli artisti di queste opere d'arte e c'è una relazione molti a molti tra artisti e opere d'arte. Ovviamente un'opera d'arte può avere più artisti e un artista può aver fatto più opere d'arte. L'altro lato del DB invece è relativo alle mostre, exhibitions. La tabella exhibition, ci modella, le varie mostre che si sono tenute in questo museo. Anche qui c'è una relazione molti a molti. Un oggetto può essere stato esposto in più di un'exhibition e ovviamente un'exhibition, probabilmente aveva al suo interno più di un'opera d'arte. Ok? Vediamo cosa chiede il testo. Permettere all'utente di selezionare il bottone analizza oggetti, lo vediamo qui nello screenshot. Alla pressione di questo bottone si vuole creare un grafo che rappresenti le opere d'arte, gli oggetti, e la loro copresenza nelle varie mostre. In particolare il grafo dovrà essere pesato, semplice e non orientato. Ok? Come vedete nell'esame, durante l'esame nel testo vi diciamo già sempre che tipologia di grafo dovete creare, quindi lì non si può sbagliare. I vertici rappresentano tutti gli oggetti presenti nel database, nella tabella objects, e un arco collega due oggetti se sono stati esposti insieme contemporaneamente nella stessa exhibition. Ok? Il peso rappresenta quante volte è successo questo. Quindi, se due oggetti non sono mai stati esposti contemporaneamente nella stessa mostra, non ci sarà nemmeno l'arco, ok? Se invece questi oggetti sono stati esposti una o più volte in una stessa mostra, l'arco ci sarà e il peso sarà il conteggio di quante volte è capitato. E questa è la parte base di questo primo punto, quella che sicuramente bisogna fare giusta, ok? Poi ci sono il punto C e D che sulla base del grafo che costruiamo ci chiedono di fare qualche analisi semplice sul grafo costruito. Non so se arriveremo a risolverli oggi, vediamo come va. Domande su questo? Se non ci sono domande possiamo partire. Allora, il progetto base come sempre contiene già tante cose, tra cui alcuni Java bin, quello per modellare gli oggetti, gli art object, e quello per modellare l'exhibition. Non ce ne serviranno altri probabilmente. Poi abbiamo già l'interfaccia grafica che avete visto nello screenshot, quindi se io lancio il programma abbiamo già l'interfaccia. E ovviamente dobbiamo completare
il controller, ma soprattutto il modello. Direi di partire da qui e poi, quando siamo soddisfatti col nostro codice, cerchiamo di collegarlo al controller. Va bene, partiamo dalle cose facili, dalla definizione delle varie variabili. Sicuramente avremo il grafo, no? Quindi un attributo privato, graph, usiamo l'interfaccia. Come avete visto durante le scorse lezioni, dobbiamo specificare anche i tipi sia dei vertici che degli archi contenuti in questo grafo. E quindi come vertici avremo degli art object, la classe che ci modella la tabella objects nel DB, e come archi, beh, sono archi semplici il cui peso sarà un numero, e quindi possiamo usare la classe default weighted edge, che ci permette di avere questi archi con un peso numerico. Diamo un nome, grafo, uguale, e qui lo istanziamo. Possiamo, ecco, decidere o di istanziarlo direttamente qui. Fatemi importare solo le varie classi, prima graph e poi default weighted edge. Dove lo istanziamo questo grafo? Dove facciamo la new? Beh, potremmo pensare di farla nel costruttore del modello, ad esempio, grafo uguale, new, e qui andiamo a vedere che cosa ci dice il testo. Grafo semplice, non orientato, pesato. Simple weighted graph. E tra parentesi tonde, questo per la sintassi che dobbiamo usare, dobbiamo andare a definire di nuovo default weighted edge.class. Dobbiamo andargli a dare la classe degli archi che conterrà questo grafo. Ok, lo importo. Fino qua tutto bene. È il punto giusto per fare la new questo? Può andare bene. Ricordiamoci però che idealmente l'utente potrebbe fare più di una interazione col nostro programma. Potrebbe dover creare il grafo più volte, ok? Se facciamo la new qua, questo grafo viene creato una sola volta, ovviamente quando viene costruito il modello. Se poi l'utente ricrea il grafo, magari con qualche parametro diverso, noi dovremmo ricordarci sempre di svuotare tutto il grafo e riempirlo di nuovo. Siete d'accordo? Allora, un modo semplice per ovviare a questo è prevedere di avere un metodo void, di solito, chiamato creaGrafo, che io posso invocare tutte le volte che l'utente clicca sul bottone creaGrafo. In questo modo, se noi facciamo la new qua dentro, cosa succede? Il grafo viene ogni volta distrutto e ricreato da zero, e almeno siamo sicuri che ogni volta il grafo sia pulito. Ok? Di cos'altro abbiamo bisogno? Beh, sicuramente anche di un riferimento al DAO. Non l'ho detto prima, ma c'è già un DAO nel progetto base, addirittura con un metodo per recuperare tutti gli oggetti dal database. Allora, noi nel nostro modello ci definiamo anche un attributo private artsMiaDAO. DAO. Questo direi che sì, ha senso crearlo nel costruttore del modello, tanto ce ne serve uno e useremo sempre quello. New artsMiaDAO. Parentesi. Allora, la prima cosa da fare nella creazione del grafo è sicuramente aggiungere i vertici, perché poi andremo a collegarli tra di loro. Quindi qui aggiungo i vertici. In questo caso questo esame era abbastanza semplice, perché ci diceva i vertici sono tutti gli oggetti presenti nella tabella. Può capitare che invece ci siano dei filtri da applicare,
tutti gli oggetti presenti nella tabella che rispettino queste condizioni. In questo caso era facile. Addirittura abbiamo già il metodo per ottenerli, e allora posso dire che una lista di ArtObject vertici la posso recuperare dal mio DAO, DAO.list, come si chiama? Sì, ListObjects. Questo metodo che c'è già mi dà tutti gli object presenti nel DB e io li vado ad aggiungere al mio grafo. Graphs, la classe graphs, punto, add all vertices, a cui devo specificare il mio grafo, quindi this.grafo, e la mia collection di vertici. Facile. C'è una domanda? Fa lo stesso, sì. Concettualmente forse crearlo nel costruttore ha più senso, però va bene anche quella soluzione, intanto ce ne serve uno solo. Allora, facile, complichiamolo un po'. Anzi, non è tanto una complicazione, ma vedremo che è un modo per evitare problemi. Non so se l'avete già visto nel corso degli altri esercizi, ma altrimenti lo introduciamo adesso. Come vi ho detto prima, è possibile che l'utente possa ricreare più volte il grafo. Noi andiamo allora tutte le volte a chiedere al DAO questi oggetti, e se andiamo a vedere nel DAO, noi faremo tante volte delle new, ok? Anche se noi quegli oggetti li abbiamo già creati la prima volta, d'accordo? Quindi stiamo facendo delle new superflue, che possono portare a anche esaurire la memoria in certi casi. Non solo, facendo delle new diverse ogni volta che clicchiamo new grafo, andiamo anche incontro a dei problemi se abbiamo definito male l'hash code equals. Perché facendo, ricreando l'oggetto, se abbiamo definito male hash code equals, questi oggetti poi risultano essere diversi, quando in realtà dovrebbero essere uguali. Allora, un modo per ovviare a questi problemi e soprattutto per risparmiare memoria è quello di avere un identity map, una mappa di identità nel modello. Che cos'è un identity map? Sfrutta concetti che già sappiamo. È semplicemente un hash map che ci mantiene la corrispondenza tra l'ID di un oggetto e l'oggetto stesso. Io riempio questa mappa la prima volta e poi, quando è riempita, uso la mappa al posto di fare delle new per creare questi oggetti una sola volta. Quindi non è obbligatorio, ma è buona norma averla, una mappa, chiamiamola id map, no aspettate, prima ci va il tipo, una mappa. In questo caso si va a vedere qual è l'id di questi oggetti e vediamo che gli oggetti hanno un id di tipo numerico, quindi una mappa di integer art object id map. Anche questa mappa va bene crearla una sola volta nel costruttore, id map uguale new hash map integer art object, basta, importiamo l'hash map. Allora, come facciamo a riempirla? Dobbiamo modificare leggermente il metodo del DAO che ci era già stato fornito. Adesso noi non siamo più interessati a recuperarci una lista di vertici ogni volta, ma siamo interessati a passare a questo metodo la nostra mappa, che inizialmente sarà vuota, per farcela riempire. Ok, è chiaro quello che ho fatto? Quindi ho tolto la lista, non vogliamo più recuperare una lista ogni volta, gli passiamo una mappa vuota e gli chiediamo per favore riempicela. Dobbiamo cambiare ovviamente un po' il metodo del DAO, quindi andiamo sull'artsMiaDAO. Qui possiamo dire che questo metodo adesso è void, non ci interessa più ritornare una nuova lista, ma riceviamo dall'esterno una mappa da riempire. Map integer
art object id map. Importiamo mappa. E adesso cosa succede? Vabbè, questa lista result la cancello perché non ci serve più e non facciamo neanche più la add e neanche più la return. Cosa succede? Qui, prima di fare la new, mi chiedo, la mia mappa contiene già quell'oggetto? Se lo contiene già, non faccio niente, ce l'ho già. Se non lo contiene ancora, lo metto nella mappa. Quindi posso dire if not idmap.contains key l'id, e l'id lo recupero con res.getInt object id. Se la mappa non contiene, allora faccio la new. Creo un nuovo art object perché non l'ho mai visto prima. E questa new rimane così. Faccio la new e aggiungo quell'oggetto nella mappa. Quindi è una new un po' lunga, ma idmap.put art obj.getId art obj. Ovviamente la prima volta che chiamiamo questo metodo entreremo sempre in questa if perché ovviamente la mappa non contiene ancora nessun art object e quindi mano a mano questo metodo mette questi oggetti nella mappa. Se richiamiamo questa mappa una seconda volta, questi oggetti ci saranno già e quindi non entrerò in questa if, semplicemente non farò nessuna new perché potrò continuare ad utilizzare la mia mappa che era stata riempita in precedenza. Ok? E adesso se torno di là nel mio modello, al posto di avere la mia lista dei vertici, recupererò i miei vertici dalla mappa. Quindi idmap.values. Qui la riempio, soprattutto se è la prima volta, e poi qui ne prendo i valori contenuti e li metto come vertici. Domande, dubbi? Ripeto, non è obbligatorio fare questa id map, ma può avere dei vantaggi. Se non ci sono domande, proviamo ad aggiungere, aggiungo gli archi, che è forse la parte più complicata. Allora, se non sbaglio, col professore avete visto diversi approcci per aggiungere questi archi. Partiamo dall'approccio 1, che è forse il più semplice intuitivamente. Io i vertici li ho nel mio grafo. Beh, posso fare un doppio ciclo for su questi vertici per recuperarmi tutte le coppie, le possibili coppie di vertici, e poi per ogni coppia vado a chiedere al database: sono collegati sì o no? Se sì, dammi il peso e inserisco o no l'arco. Questo è il modo più semplice, almeno intuitivamente, ma vedremo che ci porta incontro a problemi ogni tanto. Quindi doppio ciclo for sui vertici, e come faccio a recuperarmi i vertici? Art object A1 in this.grafo.vertexset. Metodo vertexset sul grafo ci dà il set di vertici contenuti. Questo è il primo ciclo for e poi c'è quello interno. Art object A2 this.grafo.vertexset. Adesso per ogni coppia di vertici vedo se sono collegati chiedendolo al database. Sicuramente posso fare dei controlli prima di chiedere al database. Posso innanzitutto controllare che A1 sia diverso da A2, perché non ha senso mettere un arco tra lo stesso vertice, no? Rimarrebbe un cappio. Quindi if A1.equals, anzi if not A1.equals A2,
E poi posso anche controllare se questo arco esiste già. Ok? Se ho già inserito l'arco da A1 a A2, è inutile inserire l'arco da A2 a A1. Perché? Perché è un grafo non orientato. Se un grafo orientato sarebbe diverso. Qui il verso non ci interessa. Quindi controllo solo se questo arco non esiste già. Quindi if not this.grafo.contains edge A1, A2. Quindi se i due vertici sono diversi e se non c'è già un arco, non so ancora se devo collegare questa coppia, devo chiedere al database. Quindi chiedo al DB se devo collegare A1 e A2. E come faccio? Beh, in questo caso potrei supporre di richiedere un peso al mio DAO, quindi DAO.getPeso. Mi immagino un metodo che, dati due vertici, mi ritorni il peso dell'arco A1 e A2. E se questa variabile peso è maggiore di 0, vorrà dire che dovrò andare a inserire il mio arco. Se il peso sarà uguale a 0, vorrà dire che i due oggetti non sono mai stati esposti contemporaneamente nella stessa exhibition. Quindi, solo se il peso è maggiore di 0, aggiungo il mio arco. Add edge, abbiamo il metodo della classe graphs, che è comodo. Add edge with vertices, l'ultimo, a cui possiamo specificare il grafo, il vertice sorgente, il vertice destinazione e il peso. Ovviamente ci manca ancora questo metodo che è quello fondamentale, eh? In ogni caso, prima di passare a quel metodo lì, possiamo, se arriviamo qui in fondo, dire che il grafo è stato creato. Per adesso lo stampiamo sulla console, poi magari anche nella text area. Println grafo creato. E magari di solito vi chiediamo anche di stampare il numero di vertici e il numero di archi per controllare che il vostro grafo sia corretto. Quindi system.out punto println numero di vertici due punti più dis.grafo.vertexset.size. Mi prendo tutti i vertici e calcolo la size e faccio la stessa cosa per gli archi. Quindi system.out.println numero di archi due punti più dis.grafo.edgeset stavolta gli archi.size. Ok, ci manca ovviamente il metodo fondamentale, quello che dati due vertici ci dica se sono collegati e soprattutto qual è il loro peso. Allora, qui entrano in gioco le query, ovviamente. Apriamo un attimo il nostro client, SQL Pro o ID per chi è su Windows. Selezioniamo il database che è ArtsMia. Il database è anche sempre nel progetto base. E vediamo un po' di fare questa query. Innanzitutto, dove troviamo questa informazione secondo voi? Che tabelle ci servono? Dove troviamo l'informazione che ci leghi gli oggetti con l'exhibition? Qualcuno dice exhibition objects, se non sbaglio, ed è la risposta corretta. Ci basta questa tabellina qui, che è una tabellina di appoggio, però contiene le informazioni che ci servono, dei numerini, che però sono gli ID
degli oggetti e dell'exhibition e ci dice quali oggetti sono stati mostrati in quali exhibition. Tanto noi poi gli oggetti ce li abbiamo, gli oggetti completi, ce li abbiamo nella mappa, ci basta lì. E qualcuno ha idea di come posso fare per capire se due oggetti sono collegati? E soprattutto non vorremmo solo sapere se sono collegati, ma quante volte è capitato il fatto che siano stati mostrati in una stessa exhibition. Iniziamo a scrivere le parole chiave, Sele ci sarà per forza. Allora, vogliamo un conteggio, giusto? Quindi ci sarà un count, ok. Count asterisco, credo. From. Allora, qui l'idea è di, per avere queste informazioni, di prendere due volte la stessa tabella e fare la join di quella tabella con se stessa, per avere appunto coppie di oggetti, ok, eventualmente con la stessa exhibition. Quindi exhibition, vediamo se mi dà il suggerimento, sì, exhibition objects è 1, virgola, levo un attimo questi apici che non servono a niente, exhibition object è 2, where, faccio la join di queste due tabelle, quindi è 1, e in particolare impongo che la exhibition sia la stessa, ok? Questo è un vincolo della richiesta. Quindi impongo che la exhibition sia uguale e poi abbiamo detto noi due vertici li abbiamo e quindi possiamo imporre l'id. Quindi imponiamo che l'exhibition sia la stessa e che e1.object, sì, object id sia uguale a quello che mi passerà il ciclo for, and e2.object id uguale il parametro. È chiaro? Quindi impongo che l'exhibition sia la stessa e poi fisso i due oggetti che ricevo dall'esterno. Facciamo una prova. Vado nella tabella exhibition objects. Ok, è un po' piccolo, non so se si vede, ma qui ho una serie di righe in cui l'exhibition ID è 3. Questo mi sta a significare che queste sono le righe della mostra 3. E sicuramente i primi due object ID associati saranno sicuramente collegati perché sono stati mostrati nell'exhibition 3. Quindi prendo questi due ID, 8485 e 10421 e provo la query. Ok, di nuovo è piccolo, non riesco a fare zoom, ma c'è scritto count asterisco uguale 1. Effettivamente l'oggetto 8485 e l'oggetto 10421 sono stati mostrati insieme una sola volta e in particolare in quell'exhibition con i D3. Però sembra funzionare. Dati tutte le coppie di object, riusciamo a dire se sono collegati e qual è il loro peso. Domande su questa query? Ok, sembra facile, vedremo che non ci basta però, ve lo anticipo. La prendo, Command C, vengo di qua, vado nel DAO, allora abbiamo detto, ci serve un metodo per eseguire questa query, quindi private, public, scusate, il peso è un int. Avessimo dovuto fare delle medie, probabilmente sarebbe stato un double. Chiamiamolo getPeso
Questo metodo potrebbe ricevere i due art object e basta, direi. A1 quindi nel model il ciclo for mi dà questi due art object e io eseguo la query. Allora, solito pattern, string SQL uguale, incollo la query da SQL Pro, la sistemo un attimino, tolgo lo slash n, lascio lo spazio, tolgo lo slash n, lascio lo spazio, qui non so perché me l'ha messo così, ops, no, ok. Bene, qui levo i numerini e lascio il punto interrogativo. Poi avremo la connessione che copio da qua sopra. No, non voglio aprire questo. E poi il solito try catch. Try. Catch che vado a copiare di qua. Ok, adesso il prepare statement anche me lo creo, me lo faccio dare dalla connessione. Dopo aver ottenuto il prepare statement, ma prima di eseguire la query, imposto i due parametri st.set int a posizione 1 metto l'id del primo art object a1.getId e a posizione 2 metto a2.getId. A questo punto ho impostato il mio prepare statement, eseguo la query. Quindi result set uguale st.executeQuery. Attenzione, qui qual è il risultato di questa query? Un conteggio, quindi un solo valore. È inutile avere un while come qui sopra, ma avremo una if. If res.next. Quindi se c'è un risultato lo vado a prendere. Io potrei fare così. Potrei definirmi una variabile peso che a priori metto a 0. Per me a priori questi due oggetti non sono collegati. Se per caso entriamo qui e il peso è maggiore di 0, lo vado a sovrascrivere. Quindi peso uguale res.getInt, magari rinomino questo count asterisco nella query, chiamo asPeso, ad esempio, e qui così tra parentesi posso mettere peso. E dopo la if return peso. Ovviamente mi preoccupo anche di chiudere la connessione, anche se ora abbiamo connection pooling, ma sempre meglio chiudere. Se per caso si scatena un'eccezione, boh, possiamo scegliere cosa fare, ad esempio ritorniamo 0. Domande, dubbi? Allora abbiamo già praticamente tutto, no? Perché il metodo del modello l'avevamo già impostato. Questo getPeso l'avevamo già richiamato. Allora andiamo nel controller e nell'handler del bottone crea grafo, che sarà questo qui, do analizza oggetti, immagino sia il primo. Ogni tanto si chiama crea grafo, ogni tanto analizza oggetti, però lo scopo è sempre quello del primo bottone. Richiamiamo this.model.creaGrafo. Qui di nuovo il grafo era semplice perché non c'era nessun filtro sui vertici e neanche sugli archi.
Alternativamente qui potrebbe essere necessario andare a prendere un input dell'utente e passarlo a questo metodo CreaGrafo, magari per inserire solo dei vertici che rispettino una determinata condizione, però non era questo il caso. Proviamo un po'. Lancio. No, ci sono degli errori. Ah, nel test DAO, sì, perché abbiamo cambiato il metodo listObject, ma io lo commento, va bene lo stesso, tanto non lo usiamo. Ancora. Facciamo una cosa, cancello tutto, tanto il test DAO era solo una classe di supporto, ma non ci serve. Vado nel main e lancio. Clicco su Analizza oggetti. E qui c'è un errore. Ah, ok, mi sono dimenticato di cambiare la password nella DB Connect, capita sempre, quindi torno nella DB Connect e metto la mia segretissima password. Ok, riproviamo. Clicco su Analizza oggetti, il programma è partito, non ci sono errori, ma io potrei garantirvi che possiamo stare qua 10 minuti, mezz'ora, un'ora, un anno. E questo programma non giunge a termine, ok? Perché non giunge a termine? Perché abbiamo usato l'approccio 1, che va bene solo in qualche caso. Ora vediamo di capire meglio perché. Innanzitutto stoppo questo programma, se no il mio computer esplode. Allora, a differenza della ricorsione, dove può capitare che un programma non giunga a termine, ma in quel caso noi siamo interessati più al ragionamento che fate, quindi andiamo a correggere proprio il codice che fate e cerchiamo sempre di provare i programmi con dati che rendano la computazione trattabile. Il grafo invece deve giungere a conclusione all'esame, ok? E non sempre l'approccio 1 va bene, vediamo perché. Allora, se apriamo il nostro client. Occhio che questo è importante perché poi rischiate di non concludere con successo l'esame. Ora, per me, io ho SQL Pro, voi avete IDE, ma SQL Pro in basso è piccolissimo, ma ci mostra quanto tempo ci ha impiegato questa singola query, che per me è 0,6 millisecondi. Se provo a rieseguirla, un secondo, 1 millisecondo e 4, 1 millisecondo. Diciamo 1 millisecondo in media ci mette. Con Eddy potete anche trovare questo dato, non so dove, ma ci sarà sicuramente. La domanda è quante volte facciamo questa query? La facciamo all'interno di un doppio ciclo for, giusto? E quanti sono i vertici? Beh, andiamo a vedere nella tabella objects, content. Sempre in fondo piccolo su SQL Pro, su IDE da qualche parte c'è anche questa informazione. Sappiamo che i vertici sono 81.862. Allora facciamo un po' un rapido conto. Apro una calcolatrice. Abbiamo detto un millisecondo all'interno di un doppio ciclo for, quindi per 81.862 per 81.000 862 e viene questo bellissimo numero qua, che sono millisecondi. Quanto saranno? Provo a copiarlo con Command-C, apriamoci una pagina web, milliseconds to hours, incollo, ciao, proviamo giorni, siamo nell'ordine di 77 giorni. Capite che non possiamo aspettare 77 giorni per darvi il voto. E quindi vediamo che questo approccio 1 è troppo dispendioso dal punto di vista computazionale perché ci sono troppi vertici e noi per ogni coppia facciamo una query. Allora, questo approccio funziona solamente quando il numero di vertici nel grafo è piccolo. Quando vi accorgete che anche nell'esame vi facciamo costruire dei grafi con 20-30 vertici, può capitare, allora va benissimo usare questo metodo qui. Però
Se però questo numero è più grande, questo metodo qui non ci porta purtroppo a soluzione. Allora, qual è l'idea? È farci dare più cose in una sola volta dal database. La prima alternativa potrebbe essere: blocchiamo un oggetto e facciamoci dare dal database tutti gli oggetti ad essi collegati. In sostanza, abbiamo un solo ciclo for che ci scorre tutti gli oggetti e per ogni oggetto il database ci dà una lista di tutti gli oggetti collegati con relativo peso. Come faccio dal punto di vista della query? Allora, sicuramente blocco ancora un oggetto, quindi un oggetto lo riceverò sempre dall'esterno, l'altro non più. Ok? Ma sarò interessato a ricevere una serie di righe in cui il primo elemento è un object ID, quello che ho tolto da sotto, e il secondo elemento è il peso. Quindi, dato questo oggetto, l'8485, sono interessato ad avere tutti gli oggetti collegati con il relativo peso. Cosa posso ancora dire? Posso ancora dire anche che questo è uno.objectid sia diverso da e2.objectid. Questo lo facevamo prima via codice, ora lo possiamo fare qui, anzi lo dobbiamo fare qui, perché altrimenti rischiamo di avere anche la coppia 8485-8485, che ovviamente non è di interesse. Quindi per escluderlo dopo lo escludo direttamente qui. Abbiamo un count, abbiamo un elemento prima del count, cos'è che manca? La groupby. Groupby. Tutto quello che c'è prima dell'account. E ha senso perché conto quante volte un determinato oggetto E2 è stato esibito con 8485 nella stessa exhibition. Provo a lanciare la query. Vedete che c'è una serie di righe con il peso. Ci ha messo 2,9 millisecondi. Contiamo un po' se è sufficiente. Allora, 2,9 per questa volta c'è solo un ciclo for in teoria e quindi per 8,1 non mi ricordo più, 8,6,5 più o meno. Vediamo a cosa corrispondono questi millisecondi. Non siamo più nell'ordine del giorno, ma nell'ordine di mezz'ora, un po' di più di mezz'ora, 39 minuti, che è ancora un po' troppo, soprattutto in vista dell'esame. E allora perché non migliorare ancora questa query e non farci dare direttamente dal database già tutte le coppie oggetto 1, oggetto 2 peso? Cioè, io non fisso più neanche l'oggetto 1, ma sono interessato ad avere delle coppie di oggetti direttamente dalla query con il relativo peso. Cambierà anche la groupby, quindi devo aggiungere anche e1.objectid nella groupby. E posso ancora fare una cosa più furba per evitare di farlo dopo, soprattutto visto che il grafo non è orientato. Allora, io qui ho imposto che i due oggetti siano diversi, però questa query qui, un po' come il doppio ciclo for nel codice, ci restituisce anche le coppie inverse, cioè oggetto 1, oggetto 2, oggetto 2, oggetto 1, no? Se noi imponiamo solo il diverso, noi recuperiamo anche le coppie inverse, che per noi è un'informazione superflua, visto che il grafo non è orientato. Allora, al posto del diverso, io potrei pensare di mettere il maggiore. In questo modo escludo naturalmente tutte le coppie inverse. Piuttosto di avere 1, 2, 2, 1, avrò solo col maggiore 2, 1. Ma va bene perché il grafo non è orientato.
clicco su run e in 484 millisecondi ho però praticamente tutto il grafo, perché ho tutte le coppie degli oggetti da collegare con il relativo peso. Quindi con questo metodo qui andiamo sempre sul sicuro. Quindi il mio consiglio potrebbe essere quello di cercare di far fare più calcoli possibili al database per evitare di incorrere in problemi come quello che abbiamo visto prima. Questa è una tipica query da esame, cioè la difficoltà più o meno è questa. Certe volte è un po' più facile, certe volte è un po' più difficile, ma non ci discostiamo molto da questo. Domande? Allora, proviamo a trasportare questa cosa nel codice. Capite bene che qui abbiamo bisogno di qualche classe in più, perché prima noi andavamo a recuperare un semplice peso numerico dalla query. Qui invece noi dobbiamo recuperare una serie di righe che è formata da tre informazioni: gli ID dei due oggetti e il loro peso. Ci servirà quindi una classe di supporto per recuperare queste righe del database, del risultato della query. Quindi intanto me la copio, torno di qua e nel mio DAO, vediamo se lo trovo, avrò bisogno di un metodo e appunto proprio qui mi serve una classe di supporto per recuperarmi queste righe che mi ritorna la query. Chiamiamola adiacenza, adiacenze, come volete. E creiamola subito questa classe nel package di array model. New class adiacenza. Che cosa avrà questa classe? Beh, il riferimento ai due oggetti private, possiamo decidere di usare, di modellare semplicemente l'ID, tanto poi abbiamo la mappa, oppure di inserire direttamente l'oggetto intero recuperato di nuovo dalla mappa. Proviamo con l'oggetto artObject A1, artObject A2, int peso. Avremo un costruttore source generate getter setter. Ah sì, scusate, ho detto costruttore, mi sono fatto generare getter e setter, ho fatto il contrario di quello che ho detto, ma va bene. Generiamo anche il costruttore. E direi che qui hashcode equals non mi servono, perché non andrò mai a confrontare l'uguaglianza di questi oggetti o a inserirli in hashset o hashmap. È una classe che mi serve solo per recuperarmi il risultato della query. È chiaro cosa serve? Ritornerà spesso, ovviamente con le opportune modifiche qui, a seconda dell'esercizio. Quindi torno nel DAO e questo metodo mi ritornerà una lista di adiacenza, che saranno appunto le righe che abbiamo visto prima in SQL Pro. Get adiacenze. A questo punto non mi servono più i due oggetti, perché non li fisso più, mi faccio restituire tutte le coppie dal database. Quello che mi può servire potrebbe essere la mappa, l'identity map, perché vi ricordo che dalla query noi recuperiamo solo gli ID, poi se dobbiamo tornare agli oggetti abbiamo la mappa per questo. Quindi map integer art object ID map. Importiamo adiacenza. Ok. Ok, solito noioso pattern, string SQL uguale, incollo la query,
e la sistemo un attimino. Togliamo gli slash n. Eccola qui. Poi avremo la connessione che copio. Il try catch lo copio anche di qua, poi lo sistemo, non c'è la return 0 ovviamente, vediamo dopo cosa ritornare. E sopra, oltre a farmi dare la connessione, questa volta ritornerò qualcosa, in particolare una lista di adiacenza, quindi la vado a creare. Result uguale new array list adiacenza. Va bene, copio anche il prepare statement e lo incollo all'interno del try catch. In questo caso non abbiamo parametri da settare, giusto? E quindi posso eseguire direttamente la query. Result set res uguale st.executeQuery. Adesso sì che ci aspettiamo più di una riga, e quindi ci sarà un while res.sNext, oppure possiamo fare subito next, non mi ricordo mai, sì. While res.next, ogni riga sarà un'adiacenza. Come faccio a creare un'adiacenza? Con una new della classe che ho appena creato. Quindi posso dire result.add, aggiungo alla mia lista una new adiacenza. Attenzione qui, ho l'id, devo recuperarmi l'oggetto. Beh, lo faccio tramite la mappa id map.get il primo id. Magari per semplicità rinominiamo anche nella query questi id. Quindi e1.objectid as e1, così è più facile poi recuperarli, e2.objectid as e2. A questo punto qui posso fare res.getInt e1 tra apici. Ok, è facile perdersi tra le parentesi, ma vediamo di riuscire a... Ok, questo era il primo oggetto, recupero il secondo, id map.get res.getInt e2. E poi ancora il peso, che questa volta non recupero da nessuna mappa, ma faccio direttamente res.getInt peso, sperando di aver messo le parentesi corrette. Sì, no, allora adiacenza, forse non ho salvato la classe adiacenza, esatto, non avevo solo salvato la classe adiacenza, se non sbaglio, sì, è chiaro quello che ho fatto? Quando ho recuperato tutte le mie adiacenze, ritorno, return result, prima chiudo la connessione. Se per caso capita qualche eccezione, return null. Ci siamo? Torno di là nel modello. E questo lo commento perché non giunge a termine. E utilizzo
un approccio 2 che semplifica anche il codice, perché io posso semplicemente fare un ciclo for adiacenza a in this.dao.get adiacenze a cui passo la mia id map, e per ogni adiacenza aggiungo l'arco, e quindi graphs.addEdge with vertices, ok? Dove specifico qual è il grafo, this.grafo, il nodo sorgente che recupero dall'adiacenza a.get a1, il nodo destinazione a.get a2 e il peso a.get peso. Vediamo di andare a capo se si riesce. E quindi tramite questa riga io ho fatto tutto. Perché è il database che mi restituisce tutto. Proviamo un po'. Lancio, analizza oggetti e infatti quasi subito mi crea il grafo con 85.581 vertici, non so perché ce n'è qualcuno di meno, boh, e il numero di archi, però sembra funzionare, forse quel numero su SQL Pro non era correttissimo, però sembra funzionare. Ora, questa stampa di solito vi chiediamo di farla non nella console, ma nell'interfaccia grafica, ok? Quindi potrebbe essere una buona norma avere due metodi che ci ritornino il numero di vertici e il numero degli archi, che il controller potrà usare questi metodi per stampare. Questi metodi ci saranno sempre, quindi fatti una volta, poi li copiate e incollate nei vostri esercizi. Quindi public int boh, n vertici, semplicemente è una return di questa roba qua. This.graph.vertex.size. Stessa cosa, n archi, con la return, in questo caso della size, dell'edge set. Punto e virgola. E a questo punto perché c'è return, manca la return. A questo punto dal controller, dopo aver creato il grafo, posso anche stampare txt result.appendText. Grafo creato, la stessa stampa che c'era prima, ma fatta nell'area di testo. Quindi numero vertici, due punti più this.model.n vertici. E poi txt result.appendText numero archi due punti più this.model.n archi. Ok, lanciamo, vediamo se funziona, ma direi di sì. Analizza oggetti. Ah, ho dimenticato di andare a capo, comunque la stampa c'è, anche se voi la vedete piccola. Quindi mettiamo ancora uno slash n qui e uno slash n qui. Ok, abbiamo creato il grafo. Di solito, ora non nel testo di questo esercizio che ho semplificato un po', ma nel testo dell'esame avete anche degli screenshot per controllare la soluzione, per controllare il numero di vertici, il numero di archi. Quindi se questi numerini coincidono, siete ragionevolmente sicuri che il vostro grafo è corretto. Non siamo ancora arrivati al 18 però, purtroppo, ok? Siamo al 16, 16 e mezzo forse. 17.
perché mancano questi due punti qui. Dato il grafo, vogliamo estrarre ancora qualche informazione da questo grafo. Abbiamo ancora un po' di tempo, se non riusciamo a finirlo lo finisco poi io. Leggiamoli insieme. Permettere al... Ah, dimmi. Dura 2 ore. Dura 2 ore, sì. Non è tanto tempo, quindi bisogna essere belli pronti a... e sbagliare poco, più che altro. C'è poco tempo per tornare indietro sui propri passi. Punto C e D. Permettere all'utente di inserire in una casella di testo il numero identificativo di un oggetto, un object ID, verificando che sia corretto, quindi che questo oggetto esista nel database. Premendo il pulsante componente connessa, determinare la componente connessa del grafo che contiene il vertice selezionato e stampare in sostanza la size di questa componente connessa, il numero di vertici che la compongono. È chiaro? Allora, abbiamo il bottone do calcola componente connessa. Che cosa dobbiamo fare? Come prima cosa, andare a prendere l'input dell'utente. Vi ricordo che ci va sempre il controllo dell'input. Quindi da un lato dobbiamo controllare che sia un numero, dall'altro lato dobbiamo anche verificare che sia corretto, ovvero che corrisponda a un oggetto effettivamente presente nel database. Proviamoci. Int object id try catch, provo a tradurre la stringa che mi arriva dal controller in un numero per fare il primo controllo che sia effettivamente un numero. Quindi number format exception, questo l'abbiamo fatto n volte, e dico come si chiama il sì object id uguale integer.parseInt, e direi che il txt è il txt object id, se non sbaglio, txt object id.get text, sì, get text. Quindi provo a tradurre in un numero, se non è un numero stampo un errore. Txt result.append text, devi inserire un codice numerico e poi return, non vado avanti perché c'è un errore. Se arrivo qui vuol dire che il codice è numerico, devo ancora controllare che effettivamente esista nel database. Non abbiamo molto tempo, per il momento lasciamolo da fare. Quindi to do, controllare che l'ID corrisponda a un vertice. In realtà è molto facile, abbiamo la mappa, basta fare una contains key. If not contains key vuol dire che c'è un errore. Ma magari poi lo aggiungiamo, ma concentriamoci un attimo su il calcolo della dimensione della componente connessa. Allora, qui la computazione la lasciamo fare come sempre al modello, no? Noi dal controller supponiamo di avere un metodo del modello che direttamente ci ritorni l'informazione voluta. Quindi in qualche modo int size, questa size ce la darà il modello. This.model. Chiamiamolo get componente connessa, a cui dobbiamo passare che cosa? L'oggetto. Solo che io adesso ho solo l'ID e quindi questo controllo lo dobbiamo fare, perché altrimenti non abbiamo l'oggetto. Vabbè, ma tanto è facile. Art object uguale
A, chiamiamolo vertice. Dato l'ID, provo a recuperarlo dalla mappa. ID map punto. Non ce l'ho l'ID map, è vero? Perché è nel modello. Allora dobbiamo avere anche qui un metodo del modello che ci dica se quell'ID corrisponde a un oggetto ed eventualmente ci ritorni l'oggetto. This.model.getObject, a cui passo il mio object ID. Sono tutti ancora da fare, questi metodi. Potremmo supporre che se il vertice è uguale a null, questo vuol dire che quell'ID non corrisponde a un oggetto. E quindi qui stampiamo di nuovo un errore. txt result.append text, boh, oggetto inesistente. Return. Quindi tramite questo metodo, che è ancora da fare, ripeto, diamo un ID al modello e chiediamo al modello: questo ID corrisponde a un oggetto? Se sì, dammelo, se no, restituiscimi null. Se mi restituisci null, stampo l'errore. Se siamo qui vuol dire che l'oggetto c'è e quindi posso avere un altro metodo del modello, ancora da fare anche questo, che mi dia la size della componente connessa in cui c'è questo vertice. Sto usando un approccio top-down. E poi questa size la vado a stampare. txt result.append text size componente connessa, poi questo messaggio si può migliorare, più size. Dobbiamo fare questi due metodi però, quindi partiamo dal primo, getObject. Se vado qua sopra, Eclipse mi dà il suggerimento per creare direttamente questo metodo. Ok. Beh, qua possiamo ritornare return id map.get object id. E mi basta questo, perché se questo id non corrisponde a nessun oggetto, questa get mi ritornerà null, credo. Or null, sì. Ritorna null se l'oggetto, se l'ID non c'è. E poi il controllo sul null lo facciamo di là e quindi siamo a posto. Questo invece è il metodo più interessante, ecco. Adesso abbiamo un vertice, dobbiamo trovare la dimensione della componente connessa a cui appartiene quel vertice. Come facciamo? Idee. Il vostro compagno suggerisce di visitare il grafo a partire da quel vertice e visitando il grafo esploro tutti i vertici che posso raggiungere a partire da quel vertice e quindi trovo la componente connessa, ecco. Questa è una prima alternativa che possiamo vedere. Quindi possiamo decidere di fare o una visita in ampiezza o una visita in profondità, fa lo stesso. Ci definiamo un set di vertici visitati. New hash set, ad esempio. Importo set, importo hash set. E di cosa ho bisogno? Ho bisogno dell'iteratore, di nuovo o in ampiezza o in profondità, deep first iterator. Dobbiamo specificare il tipo di vertice, art object, e il tipo di arco, default, questo
created edge, it uguale new deep first iterator. No? Ah sì, a cui dobbiamo passare il grafo, ops, e il nodo di partenza, che per noi è vertice, quello che riceviamo dall'esterno. Ora aspettate che... ok. Importiamo deep first iterator, ho sbagliato a scriverlo. Depth, sì, scusate. No. Ok, possiamo anche aggiungere, tipizzare anche da questa parte, così ci evita il warning. Va bene, dato questo iterator, semplicemente visitiamo il grafo e recuperiamo i vertici visitati. Man mano li mettiamo nel set e alla fine restituiamo la size di quel set. Quindi, while it.asNext visitati.add it.next. Return visitati.size. È chiaro? Questo punto finale di solito si risolve in poche righe di codice sfruttando le librerie di JGraphT. Quindi se iniziate a vedere o ad avere in mente un programma lunghissimo per l'ultimo punto del punto 1, c'è probabilmente qualcosa che non va, o probabilmente lo potete fare in modo molto più veloce sfruttando le librerie JGraphT. Quindi questo ultimo punto può essere qualcosa relativo alla componente connessa, quindi i vari vertici che si possono raggiungere. Può essere relativo ad estrarre invece magari i vicini, solo i vicini diretti di un dato vertice, dipende dalla richiesta. Vi viene in mente un'altra alternativa per calcolare la size di una componente connessa? C'era forse nel laboratorio? Possiamo calcolare le componenti connesse? Sì. Sì. C'è anche la classe Connectivity Inspector, che non so se avete già visto, che ha un metodo Connected Set Off, a cui potete passare il vertice, addirittura più veloce. Se volete potete provare anche con questa soluzione. Quindi col Connectivity Inspector, punto Connected Set Ob, gli passate il vertice, punto Size. Però anche questa è abbastanza veloce. Proviamo. Magari l'aggiungo anche dopo, prima di fare commit. Analizza oggetti. E va bene, mettiamo un ID che non esiste, componente connessa, vabbè, ora ho scritto tutto di fila ma c'è l'errore, devi inserire un codice numerico. Proviamo con un codice numerico che vado a recuperarmi da qui. Il nostro amico 8485, componente connessa. La size della componente connessa è 8639 e sono arrivato a 21. Vabbè, ho dimenticato gli slash n, poi li metto però. Domande? Non so se sono andato troppo veloce, se sì mi scuso, però... Fatta questa parte, poi rimane il punto 2, che di solito, sfruttando qualche informazione del grafo che abbiamo appena costruito, ci chiede o di fare un algoritmo ricorsivo o di fare una simulazione ad eventi, che avete iniziato a vedere da poco. Se non ci sono domande, direi che possiamo
terminare qui per oggi e ci vediamo dopo in laboratorio. C'è una domanda? Non ho capito. Ah, da quale esercitazione inizieremo a lavorare in laboratorio? Probabilmente dalle ultime due. Sì, sì. Però non è ancora sicura questa cosa, quindi vi faremo comunque sapere. Ok, grazie.